Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella doppia player di Ham e di Po nella sua versione Totti Po e Ham Icon Totti. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Sei stanco di avere la squadra scarsa? Vai su FIFA Coin, link e codice coupon qui in descrizione, seleziona l'ammontare delle monete richieste, la console, scegli la quantità, usa il codice NMF per un 5% di sconto. Link e codice coupon qui in descrizione. Partiamo dalla Po, o Pop, come volete chiamarla. Provati tutte e due nel 4-4-2 come attaccanti. Lei è mancina. Come stile di corsa principalmente usato con controllato e rimane controllato anche con altri stili intesa. Ha un buonissimo tiro da sfruttare bene col 5 di piede debole anche. Ovviamente ho notato delle difficoltà nel segnare, forse perché in alcune circostanze ha una difficoltà a farsi trovare in fase offensiva per i workers alto alto. È brava sotto l'aspetto appunto del tiro, ha una buona tutto sommato velocità, 4 di skill e 5 di piede debole, e ha un tiro potente ma anche un fisico davvero niente male. È alta 174 cm ma ha molto molto fisico, regge bene i contrasti, non cade facilmente grazie anche all'equilibrio e alla forza, e questa cosa mi piace molto. È bravissima anche sotto l'aspetto del colpo di testa, anticipa i cross, ci consente di andare a colpire di testa. È vero che non mi ha segnato di testa, però devo dire, brava, brava. Il passaggio non è male, ma non è eccelso, però per un attaccante questo va benissimo, soprattutto quei passaggi più corti. Le altre tipologie di passaggio lasciamole perdere. Il dribbling mi piace sotto l'aspetto del controllo palla, la reattività e della freddezza. Invece sull'agilità avrei qualcosina da ridire, non è estremamente agile, però non è nemmeno così macchinosa o un tronco. Ha degli stili di gioco plus, tipo tiro di precisione, ci aiuterà tantissimo. Questo è sui colpi di testa, l'aereo sui colpi di testa ci può tornare utile, sui cross se crossiamo, se tiriamo tantissimo di precisione, questo è l'ideale. Aggressivo il giusto, ottima resistenza nel complesso. Con lei mi sono trovato anche abbastanza bene, ha un prezzo su Footbin di 1.800.000, questi totti veramente costano molto. Però sicuramente scenderà, può fare altri ruoli quale esterno sinistro o attaccante a seconda punta, pardon. Come stile intesa per lei cacciatore o motore, proprio per aumentargli l'agilità. Come indice di ibridabilità da 1 a 3 purtroppo si ibridano difficilmente, gli do un 1.5. Come alternative sempre tra le donne, non me ne... c'è la Ham Totti Icon, oppure la Icon Ham semplicemente, oppure c'era anche quell'altra che mi sfugge adesso, chi era? Vabbè, come prezzo appunto molto elevato, spero che scenda. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta ragazzi è un 8 meno. Passiamo alla Ham. Ham mi è piaciuta molto, costa un fottio, 10 milioni e passa. Tanto, 5 di skill e 5 di piede debole. Anche la versione base Icon costa 3.300.000. È una carta che vale tantissimo. Vi faccio vedere un po' com'è andata. 3 partite, 2 gol e 2 assist. Esplosiva controllata come corsa. Può diventare un controllato o un più esplosivo. Principalmente è un esplosivo. Ha una buonissima velocità, ha un tiro ottimo, veramente ottimo. Peccato un pochino l'effetto 87, poteva essere decisamente più interessante. Ha una resistenza buona, un colpo di testa non dei suoi migliori, non il suo colpo migliore. Anche la forza tutto sommato, ma ha ottime capacità nel dribbling complessivo. Con agilità ed equilibrio, con controllo palla e dribbling puro. E le 5 di skill ovviamente a tutti fanno gola, soprattutto per questo motivo è così alto il prezzo sui 10 milioni. Per queste 5 di skill anche. Il tiro saprà tirare bene anche dalla distanza, al volo. Ragazzi, state abbastanza tranquilli. Un ottimo tiro, ottimo ottimo tiro. Ottimo anche il passaggio per un attaccante del genere. Avere un passaggio così ottimo fa veramente comodo. Permette di
giocare la palla, di smistare, ed è ottimo. Workers che piace a me, alto in attacco e medio in difesa, ragazzi. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, ovviamente 3. Il prezzo elevato, non ve lo consiglio adesso per via di questo prezzo, ma probabilmente scenderà. Stile di gioco plus, il tiro potente che non mi interessa, la rapidità più rapida, più aumenta ulteriormente la velocità dello scatto durante il dribbling, riduce ulteriormente il margine di errore. Questo può essere utile se scattiamo. Come alternative tra le donne abbiamo la Kerr, Kerr e Smith, ecco le alternative. Come prezzo appunto elevatissimo. E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, devo calcolare il prezzo, 9. Se avesse avuto anche 5 milioni, forse un 9 più gli sarebbe andato di lusso. Ma ditemi voi cosa pensate di queste review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.